ragazzuoli, bentornati su Lord of the Fallen. Visto che gli sviluppatori hanno ben deciso di patchare questo titolo con la frequenza con cui io prendo il caffè durante una giornata, qualcuno potrebbe dire che questa è una cosa positiva, altri meno, vi mostro le ultime zone di farm, di vigore e come uccidere facilmente la morte rossa anche in quest'ultimo aggiornamento. Voglio darvi a fine video anche qualche consiglio per ottimizzare di più il vostro farming e aumentare il contatore. La prima zona che andremo a sfruttare si trova partendo dal nido del corvo. Qui dovete superare l'arena della boss fight, che dovreste aver già concluso. Vi consiglio entrate già da ora nel mondo Umbral e proseguite nel percorso che vi porterebbe al faro da purificare, ma invece di salire continueremo a scendere attraverso questa scaletta, prendendo ora la sinistra e seguendo questo sentiero. Ci ritroveremo davanti una serie di porte da aprire con la nostra lanterna e se arrivate qui per la prima volta troverete anche uno di quei muri con l'occhio Umbral che vi blocca il passaggio. Dovete superarlo, non è nulla di così complicato, ed eliminate ogni nemico che si trovi qui intorno. Posizionatevi ora davanti la prima porta che avete aperto, rimanendo però all'interno del cortile, in questo punto. Non so spiegarvi per quale strana ragione, ma se rimanete fermi qui, la morte rossa non potrà raggiungervi, non si sa perché. Aspettate ora qualche secondo per sicurezza e poi sarete liberi di farmare nella stanza dove avete precedentemente trovato il mob testa gigante di pietra. Inizialmente noterete che i mostri in Umbral non spawneranno a meno che non facciate qualche passetto sopra questa scalinata. Non ho idea del perché, ma fare velocemente su e giù da questa scala a quanto pare triggera la loro apparizione. Non avvicinatevi troppo però a quelle specie di ghigliottine di legno e non rimanete troppo a lungo sopra questa zona, perché da quel che ho capito in questa zona diciamo più alzata ci sono degli spot dove la morte rossa potrà teletrasportarsi, ovviamente se vi avvicinate troppo, quindi limitatevi a fare su e giù velocemente, vi accertate che i mostri siano apparsi, li uccidete e farmate. Sappiamo tutti che la morte rossa è un nemico molto resistente dall'alto danno ed è stato anche potenziato nell'ultima patch con un attacco a distanza che non la rende più, diciamo, cisabile, bug abusabile. Sappiamo però tutti che questo mob è anche davvero tanto prevedibile a livello di mosse, a livello di moveset. Quindi volevo mostrarvi un modo per ucciderla facilmente una volta capito come funziona ed ottenere i suoi drop iniziali, quindi l'occhio particolare che lei droppa, e sbloccare anche un'altra zona di farming che potrebbe risultarvi utile. Si parte questa volta dal teleport ingresso villaggio di Bosco Rosso, è una delle prime aree del gioco. Entrate subito in Umbral e seguite il percorso che vi sto facendo vedere. Eliminate ogni mostro che incontrate ed aspettate il per 3 fermi su questa scaletta. Vi spiego come funziona questo, chiamiamolo trucchetto. Il nostro personaggio diventa non colpibile, quindi momentaneamente immortale, durante l'animazione in sprint della salita di una scala. Ricordatevi in sprint. Quindi noi aspetteremo che la morte rossa ci appaia sotto i piedi, per poi sprintare velocemente, salire in cima a questa scala e caderle in testa attaccandola, facendole del danno extra. Ci dobbiamo poi allontanare, baitarla lontano dalla scala. Appena sarà lontana, corriamo di nuovo lì, ci riposizioniamo, aspettiamo che si avvicini di nuovo e ripetiamo. Quando vedremo che ci sta per riattaccare o ci sta per spawnare sotto, dovremo di nuovo sprintare sulla scala e farle il danno da caduta. Bisogna prenderci un pochino la mano ed è normale non riuscirci all'inizio, ma fidatevi, appena iniziate a leggere e a capire le sue mosse, diventerà molto semplice fregarla ed ucciderla in questa maniera. Una volta eliminata, potremo ottenere i suoi drop e potremo magari anche farmare tranquillamente in tutta questa zona. Un consiglio che vi do, visto che durante la sua apparizione sarà impossibile curarci con le pozioni, portatevi dietro pietre curative, magie ed equipaggiate rune sia per il regen di mana che di vita. Per superare ora il per 3 del contatore vigore ci sono due modi: equipaggiare l'anello della falena, che è ritrovabile a Karrat alta, se ne avete potete metterne anche due, ed usare sulle nostre armi più rune Nelak possibili. Queste ultime si droppano dai mimic uccisi durante tutta l'avventura. Vi consiglio magari di crearvi una o più armi apposite per il farm di vigore, come per esempio la mia picca putrida, che è in grado, avendo più slot giusti, di equipaggiare 3 di queste rune Nelak ed aumentare di conseguenza ancora di più il contatore. Il terzo oggetto che quasi mi dimenticavo è l'occhio Umbral di Marco Lascia, che vi riduce il tempo con cui il contatore arriva al suo massimo. Quindi ragazzuoli, questi erano i miei consigli riguardo l'ultima patch di Lord of the Fallen e le varie farm e i vari consigli su come ottenere più vigore. Spero di esservi stato utile.
tal caso lasciate like ed iscrivetevi al canale se vi piacciono i contenuti che porto, o semplicemente per rimanere più aggiornati sulle prossime farm, sulle prossime patch di questo titolo, visto che questo gioco subisce spesso enormi cambiamenti. Io ero Nevermind e vi ringrazio per l'ascolto, al prossimo video, ciao ciao!